5 minuti e 37 secondi. Il mio fa la mezza. Senti, facciamo così. Se ti scrosti ancora dal letto mezz'ora dopo, perché passi le notte a fare che cazzo me ne frega e arrivi in ritardo al lavoro, credo che il tuo posto lo darò a Boban, che con la crisi un posto come il tuo non sa nemmeno immaginarselo. Mi sono spiegato? No? Ok, ok, ricevuto, ultima volta. Ritardo. Tu che dici? Fatto tardi? No. Dove? Cazzo te ne frega. Almeno è scopato. Chiedi a tua... Ah, Gabriel, ti sei dimenticato ieri sera di sistemare le casse. Rimedia. Cazzo. Memoria corta. Vaffanculo.
Pronto? Ciao zia! Sì, tutto bene. No, il lavoro. Sì, i fiori. Sì, in cimitero. Sì, ok, vado oggi, domani mattina o oggi pomeriggio. Sì, zia, sì. Va bene. Ciao zia, ciao. Cosa hai preso? Due scure. Dai, lo sai che a me piacciono le Weissen? Sì, lo so, ma devi imparare a bere una birra da uomo. Forte, amara. Non una birra con bouquet floreali come quelli di una sposetta. Questo è razzismo. Sì, ma questa volta siamo dalla parte giusta. Ah, che forte. Non è troppo forte. Non in un paese come questo. Non in un mondo come questo. Vaffanculo. Ma cosa te ne frega di cosa, quanto, come cazzo beve la gente? Niente, è solo che... Che in questo paese ci sono più bar che persone. Perché quelle che ci sono bevono per quattro. A volte vorrei andarmene da qui. E dove? Non ti piace Recuaro? Questa valle di lacrime. Valle di lacrime? Sai cosa disse Nietzsche su Recuaro? Io sì, e tu? Beh, c'è stato in vacanza, tanto per cominciare. Solo che... penso ci sia di meglio nel mondo. Pensare a quanto bello sia il mondo non lo rende un posto migliore. Chi è? James, il coglione che lavora con me. Vedi? Lui è irlandese. Grazie. Cosa fanno? Niente. Chi pareva. Chi era? Un tipo. Un tipo chi? Senti, ti va di farmi un favore? No. Dai. Senti, non voglio mischiarmi con i tuoi affari del cazzo. Guardami. Ma sei sotto? No. Dove vai? Mi avevi promesso che le smettevi con quella roba. Non sono sotto. Deve essere il sonno. Sono 5 giorni che non tocco roba, te lo giuro. 5 giorni? Cos'è, ti senti una persona migliore? E dai, non te ne andare. Ho bisogno di te. Sì, ne sono convinto. Allora credo che me ne starò qui, da sola,
a mangiare la pizza e a contare quante pubblicità idiote passano alla TV. Guarda che non attacca. Ne sono convinta. Serve la mano. Potresti grattarmi la schiena. Smettila, porta rispetto. Guarda come sei ridotto. Neanche in piedi riesci più a stare. Ti daranno tutto in una 24 ore, come nei film. Di cosa stai parlando? Del favore, no? Senti, credo di essere già stato chiaro ieri sera. Lo sai com'è quella gente? Se ci va una donna a trattare, ne approfittano. Beh, magari devi pensarci prima di mischiarti con quella gente per 4 dosi, che dici? Stronzo! Sei qua. Dov'è il posto? Quindi lo fai? Per stavolta. Sì. Ciao, Nietzsche. Facebook. Come? Apri il computer e vai su Facebook. Aspetta un secondo. Dai. Mi dai un'altra bionda da stalkerare? No. Hai visto lo stato di Ada? Ada chi? Ada Turcato. Cazzo. E... Gli è scomparso il padre? Esatto. In
in pratica chiede se qualcuno ne sa qualcosa. Tu ne sai qualcosa? Ah, io no. Ma diciamo che la consolerei volentieri. Sai che gli uomini tendono a sopravvalutare l'interesse di una donna attraente? Mentre le donne tendono a sottovalutare l'interesse degli uomini. Che cazzo vuol dire? Che sei un giandone e un morto di figlio. Sì, passo da te fra poco? No. 5 minuti e sono lì. Ok, devo farti vedere una cosa pazzesca. Hai una sigaretta? No, ne ho un pacchetto pieno. Adesso vedete di sparire che aspetta della gente. Hai da accendere? Ah, ma tu sei amico di Valentina? Sei tu, Dimitri? Sì. Fai strada. Dammi qualcosa di forte. Siediti. Che giornata. Oggi in fabbrica un caldo pazzesco. Poi aperitivo al curì. Sono distrutto. Te come stai? Bene, sono stato al lavoro oggi. Poi prima che arrivassi ho letto un po' di La Forgue. La che? Comunque, in paese non fanno altro che parlare di quel tizio. Alcuni dicono che si sia suicidato. Altri dicono che si sia perso, era un po' fuori di testa. E poi? Al bar salta fuori Bassani ubriaco, come non mai che fa. Per me è andato in Brasile. E allora figurati, iniziano i discorsi via per mezz'ora a parlare di come girare le brasiliane a destra e a sinistra, metterle sopra la tavola qui di schiena, poi girarle per la gamba, metterle con la testa sotto e poi via e... Non so se mi spiego. Immagino, ma lei l'hai vista? Chi? La brunetta? Sì, Ada. Al momento è a casa da sola, visto che la madre non ce l'ha. È stata lei ad avvertire la polizia e a fare la denuncia di scomparsa. A casa da sola? In paese dicono che non avevano parenti, che erano un po' strani, il padre e la figlia. Soprattutto lui era fuori, sempre in mezzo a quei raduni storici e culturali. Un po' eccentrico. Sempre sulle sue. Mai visto una volta in giro a bar. Giustamente un grande difetto. Già. Carino il posto. Grazie. Funzionari e affari. Sai, poi la polizia non batte la zona del fiume da anni, ormai. Beh, non solo la polizia. Io non sapevo nemmeno che qui ci fosse una lavanderia. Oh, qui c'era una lavanderia. Poi, mio fratello non aveva neanche i soldi per pagare il gas della caldaia. E sai, una lavanderia senza acqua calda non fa poi tanta strada. Senti, Valentina mi ha detto che della roba per me. Sai, per i soldi che ti ha dato la settimana scorsa. No, senti, forse hai capito male. Io ho dato della roba a Valentina la settimana scorsa. Quindi io cosa sono venuto qua a fare? Mai. Mai fidarsi di una femmina. Sai, ti portano a commettere i peggiori errori. Condannandoci. Quindi io per te dovevo avere i soldi, vero? Questo che ti aspettavi, sì. Immaginavo. Sai qual è la cosa più sbagliata da fare? Con un tessuto sporco di sangue.
l'acqua calda. E come ti ho già detto, qui l'acqua calda non arriva. Per questo non ho problemi a usare questo posto. Pensi che abbia qualche problema? Eh? Eh? Giù! Dici? Cazzo è, Capodanno! Comunque, non so che cosa sia successo a quel tizio. Non se lo cagava nessuno. È scomparso da una notte. È presto ancora. Come calmo qui di notte. Già, con tutto quello che si potrebbe fare, la gente sta a casa a farsi ingozzare dalla TV. Ma smettila! Stai sempre a criticare. Perché non provi ad essere uno della massa ogni tanto? Ti diverti un po', fai quello che fanno tutti e poi torni ad essere quello che ti pare. Prenderò in considerazione. Ma la cosa pazzesca che dovevi dirmi? Ah sì? Vuoi latte? Sì. Praticamente oggi sono andato al cimitero a cambiare i fiori e quando sono uscito per tornare a casa c'erano due che portavano fuori una bara. Come? Sì, due becchini. Solo che uno era ubriaco marcio e ha rovesciato la bara di lato. Che schifo. Aspetta, fermo, perché dalla bara è uscito un fottuto cadavere. Ma no. Sì, te no. Lo giuro, 200 anni come minimo con tutto quello che ne è uscito. No, no. Ok, aspetta, aspetta. E poi cos'è successo? Dalla bara è uscita questa. Cioè, se la sono dimenticata. A chi vuoi che importi di un pezzo di ferro con un cadavere fuori posto? Dai, fa vedere. Che cosa vuol dire se la sono dimenticata? Che quando se ne sono andati stava rotolando giù per la strada. Sei sicuro che sia uscita da una bara? È così strana. Sì, sono sicuro. Ma di chi era la bara? Guarda, non ne ho la più pallida idea, però penso che come minimo era 1800. 1800? Così vecchia? Beh, allora dovrà avere qualche valore. Ma no, sembra molto più nuova, non sembra avere 200 anni. Sì, ma è ferro, non è che invecchia. Lo so, però è perfetta, è levigata, non ha ammaccature, non ha graffi. Magari è un cimelio che mettevano nelle bare per i morti. No. Oh, scusa. Sembra qualcosa di più strano. Attento a non fare la fine di Fawcett. Di chi? Percy Fawcett. Nel 25 ricevette un idolo in regalo. Nessuno sapeva cosa fosse. Neanche gli archeologi del British Museum. Così,
lo portò ad una medium e appena lei lo toccò, disse di vedere un enorme continente tra l'Africa e il Sud America. Così Fawcett partì con un suo amico alla ricerca di Atlantide. Non fecero più ritorno. Vuoi dire che non devo trascinarti a Rio de Janeiro dopo che avete parlato per ore di come rigirare una brasiliana sotto e sopra? Voglio solo dire che non devi lasciarti trascinare troppo. Che sei a Rio, va bene. Nella giungla, col cazzo! Falla controllare, falla valutare, portala indietro, vedi tu. Vedrò cosa fare, intanto la tengo io. Beh, basta, non lo racconti troppo in giro. Speriamo che lo trovino quel tizio, sai? Più che altro per la brunetta. Cazzo, a 20 anni solo ed orfana. Quello non è il tizio che lavora con te?